Buongiorno, ciao, bentrovati. Allora, oggi intanto è una bellissima giornata, qui abbiamo il sole, c'è un vento caldo, quasi sciroccoso, quindi chissà, magari preannuncia tempesta. E comunque, allora, oggi vi faccio vedere l'apertura di un pacchetto, che poi non è proprio un pacchetto, è una cosa pesantissima e tanto grande dalla Rizzoli, che ovviamente ringrazio come sempre. E apro il pacco e ve lo faccio vedere, però poi cambio la visuale perché se ho indovinato cos'è, bisogna vederlo bene. Allora, intanto lo apro. Esatto, è proprio lui. Non è facile da... Ma è pesantissimo! Oh, che bello! Niente, stupendo! Bambi, ma guardate quanto è spesso e poi è pesantissimo. Ha la copertina cartonata ritagliata. Ora lo apro e ve lo faccio vedere. Eccomi, sono tornata. Come potete vedere, il bellissimo libro di Bambi. E la collana è sempre quella di Benjamin Lacombe, che tratta appunto le classiche favole per bambini e per ragazzi, però rivedute e riadattate da altri autori e altri artisti che curano invece le illustrazioni. In questo caso, Benjamin Lacombe cura proprio le illustrazioni di Bambi e Felix Salten. E sarà invece l'autore che ha riveduto il testo. Provvedo ad aprire perché, come vedete, c'è pure una pellicola protettiva. Spettacolo, è pesantissimo. Le altre edizioni delle altre favole erano molto più sottili, questa invece è veramente corposa. Perché Bambi comunque è una storia molto impegnativa. Comunque apriamo, vedete il cartonato? Spettacolo. E poi... No! Oddio, meraviglia! Guardate qui questa pagina intagliata. No, non lo sapevo, non me ne ero nemmeno accorta. Il disegno spettacolare. E comunque proseguiamo, vi faccio vedere un pochino perché poi non voglio fare troppo spoiler. Introduzioni, immagini, oddio, non vedo l'ora. Bambi è una di quelle storie che ci ha fatto piangere, e ha fatto piangere tutti sicuramente. Guardate qua, bellissimo, immagini bellissime, ma Benjamin Lacombe è il maestro della meraviglia per quanto mi riguarda. E niente, vediamo un po' se c'è qualcosa da... Devo leggere in effetti questa introduzione, vediamo se... Allora, nel nostro immaginario il nome di Bambi è associato a scenari bucolici permeati da un delizioso senso di innocenza legati al celebre film di Walt Disney. In realtà, più che una trasposizione in senso stretto, il cartone animato offre un'interpretazione visiva di un romanzo ancora largamente sconosciuto, il capolavoro di Felix Salten. Ah, vedi, non lo sapevo, gioiello della letteratura austriaca. Il cui titolo originale è Bambi, vabbè, non lo leggo perché cos'è tedesco. Tra le due opere, il contrasto è lampante. Uscito nel 1942, il film di Walt Disney è un canto d'amore e di vita che mira a far dimenticare, attraverso immagini incantevoli, la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, nella quale gli Stati Uniti sono da pochi impegnati. Il libro di Salten, pubblicato a Vienna nel 1923, propone tutt'altro. Vi si coglie una sorta di motivetto che annuncia la catastrofe. Voci, alcune preoccupate o ingenue, altre più mature e serene, che si interrogano e si rispondono come i cervi maschi e femmina nelle profondità dei boschi all'avvicinarsi di un cacciatore. Quindi questo è il racconto, cioè la favola originale di Felix Salten. Non lo sapevo, pensavo fosse un riadattamento, invece no. Bambi non è un racconto per bambini, romanzo sugli animali destinato agli adulti, ha conosciuto immediatamente un successo mondiale. Ok, non leggo più.
Questo non lo sapevo, è una bellissima notizia, anche perché onestamente non... Aspettate, qua c'è qualcosa che si apre. Oh, che si apre tutto, è un bosco. Ed è qua, continua, ve lo faccio vedere, è qua, continua di qua. Oddio, bellissimo. Questo è proprio stupendo. Tutti sono stupendi, ma questo supera, supera. Va bene. Ok, non dico altro. Vi invito invece a prenderlo perché è bellissimo, ne vale assolutamente la pena. Sono tornata dal lato giusto della webcam. E allora, vi ho appena fatto vedere questa meraviglia, questo libro immenso e pesantissimo. E le pagine dentro ritagliate spettacolari, non me l'aspettavo, quindi sono felicissima di avere questa edizione. E intanto comunque sono davvero curiosa di leggere la storia originale di Bambi perché io conosco soltanto la versione Disney, ovviamente, come tanti, e quindi sono proprio curiosa di conoscere la vera storia di questo cerbiatto. E chissà, magari finisce meglio, magari il genitore non muore. Una speranza vana, comunque, ok. Se l'ha messo la Disney, effettivamente non credo che nella storia originale sia meglio. Comunque, ovviamente poi farò la recensione sul blog e così se siete curiosi potete leggerla. Vi auguro una buona giornata e un bacione a tutti. Ciao!